E bella a tutti ragazzi e ragazze, e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi diamo ufficialmente il benvenuto a una nuovissima serie qui sul mio canale YouTube. Un qualcosa che volevo fare da tantissimi anni, vi parlo praticamente di 2-3 anni fa, quindi praticamente dagli inizi di Fortnite, ma per forza di cose non ho mai iniziato. E quindi oggi è quel momento. Ebbene sì ragazzi, farò le reazioni alle vostre giocate su Fortnite. Questo vi darà la possibilità appunto di essere notati, non solo tanto da me ma proprio dalle persone in generale. Ed è un qualcosa che a me piace particolarmente tanto, perché comunque ci sono tante persone che non streamano, tante persone che non fanno magari YouTube e quindi magari hanno un talento e non possono, diciamo, avere la giusta visibilità che magari meriterebbero solamente perché appunto non sono famosi o non sono conosciuti. Ed è per questo che la vostra Kratomist oggi interviene in vostro soccorso. Quindi semplicemente andiamo a reagire alle vostre clip. Come vedete, io vi avevo detto già su Instagram qualche giorno fa appunto di caricare dei montaggi delle vostre clip di Fortnite recenti, quindi che sia di questa season o massimo della scorsa season, ed inserire su YouTube il tag Kratomist. Quindi se volete comparire nella seconda puntata di questa serie, mi raccomando ragazzi, pubblicate montaggi, delle clip e mettete nel titolo chiocciola Kratomist, così almeno io tutte le volte riuscirò a trovarvi in modo abbastanza semplice. Quindi direi di iniziare, ma prima di iniziare con la reaction ragazzi, mi raccomando, spolliciate a più non posso questo video, ma soprattutto fatemi sapere se ovviamente volete una seconda parte di questa serie, perché comunque mi interessa sapere la vostra opinione. Quindi ragazzi, direi di iniziare subito. Mi sono già selezionata alcune clip, alcuni video, e direi di iniziare da Paul, che mi ha scritto anche su Instagram. Infatti, ciao Poldo, sono curiosa di vedere cosa combini su Fortnite. Ok, qua siamo in creativa. Ok, sta buildando. Attenzione, sale. Va con l'edit, lo boxa. Bam, 203 on the face. Proprio così nel grand chilling. Bam, 203 ancora. Mamma mia, Poldo è incazzatissimo, arrabbiatissimo. Che peraltro lì in creativa era ai periodi dello spazio, quando faceva 203 passa. Ah, oh, full max damage con lo striker. Quindi questo già è season praticamente recente, cioè è di adesso, quindi tanta roba. Full box, double edit, così, nel chilling. Mi sa che il secondo player qua era crashato, però comunque ha fatto un bel danno. Sezione qua va di edit, il player nel box, 105 così in body, in tranquillità, di nuovo, pam, 114. Oh, Poldo, tanta roba, raga, eh. Va di box, cerca di boxare i player. Oh, ha fatto un predict assurdo qua, bravissimo. Raga, ha fatto una prediction stupenda. Si stava curando, il player stava spaccando col muro l'SMG e lui anziché buildare ha predictato il momento in cui avrebbe spaccato il muro e il nemico, e lui ha predictato con uno shot così col pump. Guarda qua, pam, 145, tanta roba. Sei un c***o di demone siberiano, tibetano, egiziano del deserto del vabbè, quello hai capito, insomma, tanto sparo c***ate. Oh, Poldo ne sa ragazzi, eh. Molto bravo negli edit, anche bravino nel buildare, e ha anche una bella mira. Tanta roba Poldo ragazzi, molto molto bravo, davvero complimenti. Piccoli talenti che crescono ragazzi. Direi a questo punto di passare alla seconda clip del signor Scud, eh. Vediamo se qua possiamo mettere l'audio. Il titolo si chiama Tecnica Martina. Ho paura, sarà quale impulso. Ha un impulso, ha un impulso. Lo vedo carico. Attenzione, cerca di prendere la ground. Gli prende la ground. Spara con lo scanovo, lo cracca. Quindi questo è il season di adesso, ragazzi, eh. Lo fa, ragazzi. Lo fa. Cosa che ha detto? Ha detto tecnica martina, avete sentito? Sentite, sentite. Tecnica martina. Che grande. Grandissimo, bravo Scude. Fai vedere che la tecnica Martina funziona sempre al 100% e che è fortissima. Bella clip, molto breve ma molto molto bella. Vorrei vedere altre clip di Scude, sono molto molto curiosa. Quindi la prossima volta carica qualche clip o montaggio un pochino più lunghetto, così ce lo guardiamo qui sul canale. Tanta roba, bella tecnica Scude, speciale. Passiamo adesso alla terza clip, che è della signorina Gzagorita, che lei mi scrive sempre su Instagram peraltro, e non potevo non reagire al suo, diciamo, montaggio. Qua in creativa, bello, bel flicchettino. Qua va di full box probabilmente e pam, è solo lasera. Ok, ok, ok. Ovviamente magari la prossima volta ragazzi, quando montate appunto, caricate i video su YouTube, cercate magari di non fare tipo sbucare queste tipo linee tipo in mezzo allo schermo, tipo vedete video editor plus, cercate di renderlo più pulito possibile, a meno che possiamo fare una reaction più clean possibile sul canale, ecco, ma anche per voi stessi, ecco, non tanto per me ma anche per voi. Devo dire molto veloce. Ma è una demoniessa Zakorita, guarda là, pam! Incazzata!
Devo dire, ragazzi, che a me fa sempre piacere comunque vedere delle ragazze che si impegnano, si allenano nei videogiochi, perché tendenzialmente diciamo che si sa che i videogiochi sono prevalentemente composti da sesso maschile e che molto spesso le ragazze vengono criticate, ma qua stiamo vedendo una ragazza che è veramente, veramente in gamba. Guardala come full box la gente, va proprio confident. Molto, molto brava, raga. Guardala, guardala, guardala. Guarda come va confident con l'SMG. Pum! Shot così. Qua solo tap, mamma mia, full tap. Veramente in gamba, cavolo. Veramente in gamba. Davvero. Devo dire, bella mira, bei edit. Un po' di velocità in più nel building e nell'edit. Secondo me è davvero tanta roba. Un piccolo potenziale talento per FN. Cioè, nulla da dire. Guarda qua, bello, bel headshot. Tanta roba, tanta roba. Sono molto contenta, ecco. Davvero. Voglio vedere poi anche di Dezza Guarita, magari la prossima volta, se ci sarà appunto occasione, perché sicuramente penso che dopo questo video ci saranno tanti ragazzi e ragazze che probabilmente caricheranno clip e montaggi su YouTube per essere appunto, diciamo, visti. Però mi piacerebbe vedere una seconda parte proprio della nuova season, che beh, comunque qua è season di adesso, cioè recente, quindi tanta roba. Peraltro 14k punti in arena. Qua attenzione, viene colpita dalla... Oh! Oh! 96! 4k ragazzi, situazione critica ma continua a buildare senza problemi. Si boxa, si fa i flop. Oh, regà, no, veramente tanta roba. Nulla da dire, nulla da dire, raga. Qua edita tranquillamente. Fa un bello shot. Qua c'è il player che va... Ok, il player l'ha messo white. Qua si fa la kill per forza, infatti. Qua fa la kill. Qua nel box, 96. Piccona! Ah, piccolata, signor Tommy Pasta! Guardatela! Con che cattiveria ve lo stai dicendo? Stinkede! Au! Tanta roba! Tanta roba! Proprio cattiva al punto giusto. Ci piace. Però non andiamo avanti con il montaggio perché dura 5 minuti. Quindi vorrei dare lo spazio anche alle altre persone. Tanta roba! Per il momento, Poldo, veramente bravo. Zagorita, tanta, tanta roba. Scude con la tecnica Martina... Proprio on point con la kill. Davvero tanta roba. Complimenti, raga. Complimenti. Qui invece adesso abbiamo Shadow Hero o Airo, che ha taggato oltre me anche Zayn e Smoka, perché loro sicuramente da un po' di tempo che fanno in realtà i video reaction. Da molto più tempo di me. Io ho appena iniziato, loro lo faranno tipo da probabilmente da mesi, se non addirittura forse anni. Quindi andiamo ovviamente a reagire a questo montaggio. E ok, quindi è in creativa. Ok, qua va un po' di building. Cerca di prendere le ground. Edita subito il muro. Stickede. Ok, qua quindi il player era one shot. Immagino quindi che il nemico, che sarebbe l'amico... Ok, sì. È il classico bot clipper. Cosa vuol dire? Che magari vogliono fare tipo delle clip, chiamano un amico che sta fermo da una parte e poi lo uccidono. Se poi rendete la clip ancora più realistica, che ho tipo così, tanta roba, full max damage in testa così, tanta roba. Per realistica intendo proprio che non lasciate il nemico one shot per la clip, ma proprio lo lasciate a full vita, così da fare una clip ancora più accurata. Cioè dovete fare proprio un max damage di pompa più un colpo di SMG o una picconata. Tanta roba. Anche lui comunque molto bravino negli edit. Nulla da dire. Pam, pam, anche lui tanta roba con la mira, ci sta. E lui gioca da MK, ok. Full boxato, stick, qua ha rischiato, però almeno se l'è fatto così nel chilling. Double edit, full max damage in testa con un bel, ecco, vedete, tanta roba. Anche qua, bei shot, oh, comunque tira dei bei shot, Nulla da dire, raga. Molto, molto solido, ok. Quindi Shadow Hero è da, appunto, MK, come penso tutti gli altri anche. Vediamo, sì, Zago è da MK, Scud è da MK, sì, tutti da MK. Ci sta, raga, tanta roba. Davvero, complimenti ancora, ragazzi, perché siete veramente in gamba. E a questo punto direi di fare la reaction all'ultimo video, che è di GabrixR, anche lui col Wonder Share al centro. Vabbè, la prossima volta, raga, magari evitate di fateci attenzione, così almeno facciamo delle reaction ancora più pulite. Lui non va a buildare, ma va a fare, appunto, free build, che devo dire è veramente molto... Molto, molto, molto fluido. C'è un cazzarola di demone. Guardala, Gabri. Guardalo, 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 guardalo. Dillo, Gabri, questo è tutto frutto di guardare le mie live. Perché Gabri, ragazzi, mi segue in live tutti i giorni. È anche il mio clipper preferito delle mie live, perché è sempre lì pronto a clippare le mie giocate su Fortnite. Anzi, a proposito, ragazzi, se non lo sapete, mi trovate in live tutti i giorni dalle 17 sul mio canale Viola. E trovate il link del mio canale, appunto, in descrizione. E se volete anche voi far parte, appunto, di questa serie, mi raccomando, scrivetemi su Instagram il vostro canale YouTube. Ditemi che, appunto, avete caricato un montaggio, un video, qualcosa. Così che almeno mi tenete al corrente. Sono già pronta per il secondo episodio. Tanta roba, Gabri. Veramente, veramente.
veramente anche lui in gamba con gli edit, molto 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 fluido. Tanta roba raga, non me l'aspettavo, devo essere sincera, non me l'aspettavo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, se volete la parte 2 di questa serie dipende solo ed esclusivamente da voi, quindi lasciate subito un bel pollicione in su e fatemi sapere qui sotto nei commenti, molto importante, se vi è piaciuto questo video e se volete la seconda parte. E soprattutto se volete proprio voi stessi far parte del secondo video di questa serie, dovete appunto caricare, come ho detto prima, un video, comunque un montage, una clip su YouTube, mettere nel titolo il mio tag, quindi @Croatomist, ma molto importante, dovete anche scrivermi in direct su Instagram, tipo mi dite: guarda Martino, ho appena caricato il video montage, lo trovi al, mi scrivete l'ID del vostro canale YouTube e mi date anche il link per sicurezza, così almeno sono sicura che vi possa appunto trovare. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto e spero ovviamente che possa dare, diciamo, visibilità a chi effettivamente merita, perché comunque sono rimasta sorpresa nel vedere delle giocate di alcuni voi giocatori quest'oggi e spero di vederne tante altre qui sul canale. Quindi ragazzuoli, dalla vostra Croatomist è tutto, noi ovviamente ci rivecchiamo in un prossimo video. Bella a tutti ragazzi!